stralciate oppure no. Quindi io credo che in ordine poi alle eventuali condizioni ed esigenze sarà indispensabile poi riprendere la parola. Io le chiedevo sul punto, di separazione, avvocato. Presidente, intendo dire questo: come faccio io in anticipo a conoscere se per avventura la condizione di una di un imputato che ho difeso e che dovesse venire... Chi sarebbe questo imputato, avvocato? Stralciato, potrà essere pregiudicato nel caso in cui altro coimputato invece sarà giudicato più tardi o viceversa. Questo intendo dire, se non sappiamo, non abbiamo delle indicazioni, è un discorso... Le indicazioni ci sono, ora io non so, a lei che cosa interessa in particolare? Quale posizione? Come dice... Silenzio in aula, quale posizione interessa a lei in particolare? Presidente, i miei... Così dico, lei si... con salvezza di diritti, diciamo. Certo, è ovvio che lo dico per ragioni così molto obiettive. Sì. Allora la Corte si ritira. Sono l'avvocato Calin, nomino mio sostituto l'avvocato Vito Reina, grazie. Sì. L'avvocato Catania. Presidente, nomino mio sostituto l'avvocato Danni, grazie. Presidente, il mio intervento sarà assolutamente sintetico. Non mi piace perseverare quando mi rendo conto di versare in errore. Sono pronto a cambiare le mie opinioni ove dovessi ravvisare la erroneità delle stesse, e capita a tutti ovviamente di ravvisare, di sbagliare. Speriamo che anzi tutti abbiamo questo atteggiamento mentale, soprattutto gli operatori del diritto. Sulla questione specifica in difesa dell'imputato Ercolano Aldo, i difensori si sono pronunciati all'udienza dell'11 ottobre del 95 con un intervento assai non diffuso, diciamo, sufficientemente articolato, e da quelle si trova alle pagine 4 e 10, da quella posizione, nonostante i 10 mesi di intervenuta istruttoria dibattimentale, non ritengono i difensori di dover recedere, cioè non abbiamo oggi motivi per modificare quella impostazione iniziale che concludeva per il simultaneus processus. Certo, un rilievo dovrei fare per la completezza dell'intervento. Forse nel processo, dico, questo forse sarà, dico, ormai un tema probabilmente tardivo, dico, ma si dovrà riflettere su questo, dovranno riflettervi soprattutto i difensori. Forse nel processo la connessione non è stata correttamente interpretata. Perché, Presidente, ecco il punto, forse questo spesso non lo abbiamo, dico tutti, il difensore che parla per primo ben presente. La connessione opera non soltanto nel caso in cui i reati siano connessi, ma affinché un imputato venga distolto dal suo giudice naturale è necessario che sia imputato anche nel procedimento connesso. Fuor di metafora, ritiene questo difensore che probabilmente coloro che erano raggiunti soltanto da un'imputazione di associazione o di associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, cioè per reati di competenza del tribunale, e non avevano imputazioni che radicano la competenza dannanzi alla Corte d'Assise, probabilmente per questi imputati non doveva operare ab origine la connessione. Forse la relativa eccezione non è stata fatta. Resta il problema se si tratta di competenza per connessione o di competenza per materia.
È un problema che resta, Presidente, e forse dice perché ne parla. Ne parlo perché il problema me lo sono posto e ne parlo perché potevo anche pensare, chimericamente forse, a una richiesta che ristabilisse l'ordine delle competenze. Oggi, in questa fase del processo, mi rendo conto che è chimerico, esterno tuttavia il mio pensiero per una riflessione che era doveroso che io facessi e che mi riservo di fare in futuro. Processo si è radicato, vedremo se la connessione, poi vedremo, questa è una fase, in una fase successiva. Io sono confortato da arresti giurisprudenziali in questa mia affermazione, tuttavia qui siamo, questo è l'aspetto secondario. Sull'aspetto primario riconcludo affermando che le nostre richieste fatte in quell'udienza, volgenti e tendenti al simultaneus processus, non trovano ragioni processuali oggi tali da poterci indurre a revocare quelle conclusioni. Presidente. Avvocato Lina. Signor Presidente, i pubblici ministeri hanno creato un mostro processuale, un processo elefante in contrasto con lo spirito del nuovo codice di procedura penale ribadito nella legge 8 agosto 1995 numero 332. Con il nuovo codice di procedura penale i maxi non debbono esistere. Se la continuazione di questo processo così riunito incide sulla scadenza dei termini, è il risultato dell'illegittimo mostro processuale, peraltro iniziato a quasi un anno dal decreto di rinvio a giudizio. Il giudice deve fare giustizia, non deve preoccuparsi della scadenza dei termini di custodia cautelare in carcere. Mi oppongo allo stralcio. Grazie. Vorremmo sapere dall'avvocato perché è illegittimo, perché il termine è illegittimo. No, lasciamo queste polemiche. No, non è polemica, è soltanto un chiarimento. Perché devo dire insomma che... Non c'è nessun contenuto nell'intervento dell'avvocato Rina, non c'è nessun contenuto tecnico, quindi non metto conto. Altri interventi? Deve intervenire l'avvocato Massarello? No, lo faccio. Preferisco dopo di lei, così posso evitare di prendere tempo io. Anche quale sostituto processuale dell'avvocato Carmelo Passanisi, signor Presidente, signore della Corte, mi oppongo al progetto di ulteriore, ennesima separazione del processo, poiché questo progetto è manifestamente non supportato, a mio sommesso avviso, da alcuna previsione normativa. Siamo fuori da tutte le ipotesi di cui all'articolo 18 del codice di procedura penale, siamo certamente fuori dalla ipotesi di cui alla lettera E della stessa norma, che potrebbe essere l'unica in ipotesi applicabile. Ragion per cui riteniamo che, non poggiandosi appunto su alcuna previsione normativa, non si possa dar luogo a questa ennesima proposta di stralcio. Ragion per cui, ripeto, anche nell'interesse, anche a nome del collega che sostituisco, mi oppongo alla separazione dei procedimenti. Lei non l'aveva già detto questa cosa, avvocato Passarello? Oppure sono così confuso memoria, che forse lei ha detto ieri e mi pare e mi ricordo. Questo che... processo ha inciso anche sulle mie facoltà mnemoniche, okay. Ma credo proprio, signor Presidente, di non avere detto queste modeste parole che ho pronunciato poc'anzi. Proprio queste no, ne avevo dette altre comunque. Ah, di cose se ne dicono tante altre, certo. No, ricordavo male, in effetti ricordavo male. Avvocato Russo? Avvocato Ragonese? Presidente, l'avvocato Ragonese si oppone alla richiesta formulata di stralcio del di separazione dei giudizi
non ricorrendone le condizioni legittimatrici. Avvocato Russo. Presidente, a monte del processo, al di là del processo, al di là e prima degli interessi che legittimamente in quest'Aula io tutelo, c'è questa toga alla quale debbo rispetto. Io spero che la Corte apprezzi la mia franchezza. Non ritengo di interloquire utilmente sul tema. Spero che la rispetti al punto questa franchezza da consentirmi di dire che io ritengo che la Corte abbia già deciso. Ed ecco perché non fingo di chiedere e di prendere posizione. La Corte decida come ha già deciso e ci comunichi quali sono le sue decisioni. Si può ritirare la Corte? La Corte si ritira. Siano comodi, prendiamo posto per favore. Applicazione di diversi procedimenti ai sensi degli articoli 17 e 18 Codice procedura penale. Ritenuti i motivi dell'ordinanza alla stregua dei quali si considerarono opportuni quei provvedimenti al fine di consentire una visione unitaria della materia associativa mediante la simultanea istruzione dibattimentale relativamente ai delitti di associazione e agli altri delitti strumentali con eccezione per i delitti contestati di omicidio consumato e tentato, ritenuto che l'opposta esigenza di esprimere un giudizio finale complessivo per gli imputati di questi delitti, articolo 17, esigenza che per le ragioni spiegate nell'ordinanza fu ritenuta subvalente rispetto all'esigenza opposta dell'istruzione congiunta, può oggi rivivere ed essere ritenuta prevalente dal momento che è esaurita per la parte dell'istruzione dibattimentale che doveva essere compiuta congiuntamente e di conseguenza sono venuti meno i motivi della unificazione delle posizioni di tutti gli imputati dei delitti associativi. Ritenuto peraltro verso che per gli stessi imputati l'istruzione dibattimentale anche per i delitti associativi è suscettibile di ulteriore approfondimento istruttorio nell'ambito dell'istruzione dibattimentale da compiersi in relazione alle imputazioni di omicidio, mentre per gli altri imputati, con l'eccezione di cui infra, non si prevedono complesse attività istruttorie, sicché si rende opportuna la separazione dei processi alla stregua del principio sancito nella lettera E dell'articolo 18 del Codice di Procedura Penale. Ritenuto che al fine di non appesantire inutilmente la discussione del processo da definire immediatamente, va altresì separata la posizione degli imputati non detenuti, articolo 18,2 Codice Procedura Penale. Ritenuto che va ancora stralciata la posizione dell'imputato Santa Paola Francesco Di Benedetto, dovendosi approfondire l'istruzione dibattimentale che lo riguarda, con riferimento all'episodio di cui è il processo 3895-95 Registro Generale del Tribunale di Catania. Ritenuto che, presentandosi allo Stato tale istruzione complessa e articolata ed essendo prossimi a scadenza i termini di custodia cautelare, va immediatamente emessa dichiarazione di urgenza ai sensi dell'articolo 240 bis comma 2 delle disposizioni di attuazione del codice procedura penale e il processo separato va proseguito in periodo feriale. Signor Pede. Adesso pigliare il cartettone che c'è sul mio tavolo, c'è la cartetta che è sul mio tavolo con tutte queste carte di Nando Morale, sai, quella è rossa, di colore rosso. Rosa. Sì. Per questi motivi ordina la separazione dal presente processo 2694 degli atti relativi ai seguenti imputati. Ho lasciato di là l'elenco. Presidente, le chiedo scusa, perché aspettiamo queste regole. Le ultime due righe dell'ordinanza, mi dispiace, dopo Santa Laura e Francesco, le ultime due righe proprio. 240 bis, della sospensione. Quanto male, 240 bis, disposizione e attuazione. No, quello è giusto, quanto male.
gli ultimi due righe, avvocato, della... quindi a scadenza di termini di custodia, ritenuto che, presentando allo Stato tale istruttoria complessa e articolata, essendo prossima a scadenza di termini di custodia cautelare, va immediatamente messa a dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 240 bis, comma 2, disposizione d'attuazione del codice procedura penale. Questo si riferisce alla posizione di Santa Paola Francesco di Benedetto. Il processo separato va proseguito in periodo feriale. Solo per il momento si riferisce solo a questo. Allora, lo stralcio deve operarsi per Arena Giovanni, Avola Carmelo, Avola Maurizio, Barbagallo Martino, Battaglia Santo, Blancato Giuseppe, Boldrini Rosa, Boninelli Carmelo, Boninelli Maurizio, Bosco Mario, Campanella Calogero, Cannizzaro Rosario, Caponnetta Anastasio, Caruso Antonino, Caruso Carmelo, Caruso Gaetano, Caudullo Giuseppe, Coco Carmelo, Comis Giovanni, Cristaldi Salvatore, Cutispoto Edoardo, D'Agata Marcello, De Manuele Natale, Di Bella Marco, Di Franco Elio Concetto, Di Paola, no scusate, Ercolano Aldo, Ercolano Sebastiano, Fichera Alfio, Giammuso Francesco, Grillo Antonino, Iannone Maria, Leanza Michelangelo, Leonardo Giuseppe, Loretta, questi erano già stralciati. Mangion Francesco, Mangion Giuseppe, sì, in quanto latitante, sì. Mentre rimane nel processo Mangion Giuseppe Enzo, Marchese Lorenzo, Marletta Ernesto, Marzagalli Attilio, Maugeri Mario, Mazzei Santo, Motta, no, Motta rimane nel processo, Motta Maria, Musmeci Costanzo, Musmeci Francesco, Nani Antonino, Pagano Antonio del 62, Pesce Francesco, Piazzi Nunzia, Pizzimento Paolo, Privitera Mario Giuseppe, Puglisi Pietro, Pulvirenti Antonino, Pulvirenti Giuseppe, Quattrocchi Angelo Mario, Rapisarda Salvatore, Romeo Riccardo, Sansone Francesco, Santa Paola Benedetto, Santa Paola Francesco del 61, Santa Paola Vincenzo del 56,
Fiscalia Vincenzo Santo. Chiedo scusa Presidente se la interrompo. Bene. Santa Paola Francesco, l'anno di nascita, cortesemente. Ma io l'anno di nascita in effetti la confondo. Dunque sarebbe, se alzato Santa Paola Francesco è il 61 e di Benedetto è questo? No Presidente. No. È del 72. Poi Presidente, la sì. Posso interrompere adesso sì, Sansone? Sì. Sansone qui io trovo detenuto per altro. Se vogliono verificare, naturalmente l'ordinanza è suscettibile di modificazioni in relazione ai principi esposti. Sì, a piede libero latitanti e pentiti, latitanti e pentiti, cioè sono tutti imputati per cui non si ravvisano ragioni di urgenza. Non mi è sembrato di sentire il nome di Aiello Alfio. E l'ho distratto e l'ho... No, ha ragione lei, avvocato. Allora bisogna aggiungere anche Aiello Alfio. Presidente, mi scusi, sì. Anche a me è sembrato e parso di non sentire il nome di un mio assistito che dovrebbe essere vediamo. Ricompreso nello stralcio, Crisafulli Francesco. Quindi devo andare. E anche in questo vi era stata un'omissione da parte mia, quindi la posizione di Crisafulli Francesco va separata. Presidente, posso? Sì. Aliotto Francesco lei l'ha menzionato come posizione stralciata? Che è a piede libero, credo. Il secondo prima finisce, poi facciamo le... Aliotto Francesco credo di averlo nominato perché qui lo ce l'ho tra... nell'elenco degli stralci. Forse non l'abbiamo sentito. Comunque, in questo momento lo stiamo confermando. Quindi eravamo arrivati a Santa Paola Vincenzo del 56. Santa Paola Vincenzo del 56. Eh? Sì, Presidente. Allora, Santa Paola Francesco del 61 rimane nel processo, Santa Paola Francesco del 72 viene separato, Santa Paola Salvatore del 58 rimane nel processo, Santa Paola Vincenzo del 56 viene separato, Santa Paola Vincenzo del 69 rimane nel processo. È giusto? Sì, Presidente. Viene separata la posizione di Scalia Vincenzo Santo. Di Scuderi Antonino. Di Tringale Giuseppe, di Tropea Giovanni, di Tuccio Salvatore. E mi pare che non ce ne siano altri, tutti gli altri rimangono nel processo. Presidente, ma mi scusi, Tuccio Salvatore era già stralciato, era il 30. Tuccio si dovrà poi ripetere l'ordinanza per l'ipotesi in cui venisse rigettata la istanza di ricusazione, altrimenti seguirà un corso diverso. E allora? Si ribadisce che si dispone alla separazione degli atti relativi all'imputato Santa Paola Francesco di Benedetto al solo fine di rinviarne la trattazione in processo separato all'udienza del 20 agosto del 1996, mentre si rinvia la trattazione del processo risultante da tutte le altre separazioni all'udienza del 17 settembre del 1996, mi pare che era stato rinviato il processo per gli omicidi.
ordina procedersi oltre nella trattazione del processo 2694 con il risultante dagli stralci operati. E al solo fine di consentire, chiedo scusa Presidente, di uscircene dal, di esaurire l'udienza, sì. Per quanto riguarda Sansone, all'ufficio del pubblico ministero risulta detenuto per il procedimento 4006, cioè Sagittario. Sagittario? Sì, cioè che il procedimento unito, cioè per l'associazione di stampo mafioso, Presidente. Sì, sì, non lo so, come possiamo fare per accertare? Posso fornire la posizione giuridica che è a disposizione dell'ufficio del pubblico ministero. La matricola? Va bene. E per quanto riguarda la richiesta istruttoria che riguardava i pentiti, l'audizione dei pentiti per controesame in relazione alla contestazione dei delitti di cui agli articoli 73 e 74 del decreto 309 del 90, rimangono nel processo Campanella Alfio, Illuminato Roberto e Vasta Domenico. Per questi tre imputati avevo chiesto ai difensori, cioè la Corte aveva sentito la necessità di invitare i difensori a precisare le circostanze sulle quali dovevano essere risentiti i collaboranti e quali collaboranti. Quindi se sono in grado di fornirci ora delle indicazioni, noi abbiamo prenotato per la teleconferenza e abbiamo disposto la traduzione di alcuni collaboranti per le udienze di domani e dopodomani. Signor Presidente, mi scusi, prima che i signori colleghi intervengano su questo punto al quale lei ha fatto riferimento, io desidero porre un quesito alla Corte, poiché con l'ordinanza del 18 luglio la Corte aveva disposto la citazione del test russo Gioacchino, il quale oggi non si è presentato, questo problema viene rinviato alla prossima udienza nella quale quel procedimento non verrà trattato. Non so neanche se è stato citato Russo Gioacchino. Per chi è Russo Gioacchino? Nell'interesse dell'imputato Santa Paola Vincenzo nel 56. Sì, è stralciato, però mi ponevo appunto questo problema. Verrà affrontato nel momento in cui il processo riprenderà. Sì. Presidente, mi scusi. Sì, avvocato Antillo. Dico, c'era un problema, dico, permane la riserva della Corte in ordine all'ammissione della prova documentale, perché con l'ordinanza dell'11 luglio la Corte ha ammesso alcune prove, si è riservata di decidere in ordine all'ammissione di prove documentali e segnatamente mi riferisco a sentenze non definitive stante il permanere del dissenso. Anche sulle richieste del pubblico ministero di prova documentale, cioè, permane la riserva. Quindi permane la riserva di cui, indipendentemente dallo straccio, sarà poi oggetto di questo processo dei nostri alciati. Sì, perché mi pare che in questo momento l'attività istruttoria più urgente è quella che riguarda l'audizione dei collaboranti in relazione alle nuove contestazioni per Campanella Alfio, Illuminato Roberto e Vasta Domenico. Posso, Presidente? Sì. Per quanto riguarda Barcella Salvatore, chiedo scusa, è stralciato? No. Barcella c'ha imputazione di omicidio in questo processo? C'è l'omicidio di Leo, se mal non ricordo, Presidente. Bene, allora si è trattato, sì, lo sto verificando, e si è trattato di un'omissione. Allora la posizione di Barcella Salvatore viene pure stralciata. L'ufficiale giudiziario, per favore, se mi chiama a
Fede. Va via. Sì, va via. Presidente, chiedo scusa. L'ufficio pubblico. Pubblico Ministero. L'ufficio del Pubblico Ministero si riserva di chiedere l'esame dei coimputati la cui posizione è stralciata. Signor Pubblico Ministero, questo dopo l'esame, dopo l'interrogatorio degli imputati. Sì, ma infatti sta dicendo si riserva di chiedere l'esame di quei coimputati la cui posizione è già stata stralciata per l'incompatibilità o per l'odierna separazione, Presidente. Mi scusi un momento, Pubblico Ministero, no, io non ho capito cosa voglio sapere. Chi sono i come si chiama? Che devono venire a i collaboranti? C'è... Si ricorda a memoria che sono? Mi sembra che sostanzialmente sono soltanto questi tre. Li teniamo noi, no? Perché non hanno gli omicidi, se no mi ricordo. Sono presenti. Quindi eventualmente, se loro hanno chiesto l'esame di collaboranti con riferimento alle estorsioni. Perché noi abbiamo una nostra ordinanza, non è che facevamo in distinzione. Questi sono tutti stracciati. Sì, corpo, perfetto, corpo e pavone? Certo. C'è un omicidio? Certo. E rimane pistone, pistone è anche un omicidio. Cioè... Aspetta un momento. Vabbè, campanelle e colano è ovvio che sono stracciati. Dico qua. Di chi sta sempre avanti? Ah, questo rimane pistone, l'altro che deve continuare è pistone, qua c'è sempre poco, rimane. E qua c'è un pistone. Santa Paola Vincenzo, va via, va via. Questo è Santa Paola quello che rimane, quindi va via, è pistone. Ma dove sono Santa Paola Vincenzo? Quindi sono questi. Questo vai dentro, quello di due parla è pistone. E qua c'è una pistola, questi vanno tutti via. E dovevo controllare anche tutto il perfetto, speriamo che ci sia una pistola. Secondo me questa è che è separato poco. È uno dei più fedeli, no? Sì. No, tutti e due no. No, Salvatore e questo commesso Giovanni. E anche commesso. Niente, praticamente se non c'è nulla. Allora, per domani sono citati i collaboranti Grazioso Giuseppe, Avola Maurizio. Domani, sì, per domani e dopodomani. Avola Maurizio, Gran Cagnolo Carmelo, Santeri Claudio, Leonardo Giuseppe, Di Paolo Rocco e Patterino Francesco. Si dovrebbero sentire fra domani e dopodomani. Le posizioni che rimangono nel processo mi pare che sono quelle di Campanella, Alfio, Illuminato Roberto, Vasta e Pistone. Le tre posizioni sono Campanella, Alfio. Sì, no, Campanella. Gli altri due, Presidente. Illuminato Roberto, sì. Vasta Domenico e Pistone Francesco. Presidente, poi le segnalavo che c'è un detenuto nella gabbia di fondo a sinistra di fronte, che chiede di poter rilasciare di persona scondata, però non ha la linea, quindi non riesce a farsi vedere, non l'ho notato. Un momentino, che... sì. Sì. In relazione alle mie richieste per aiuto e all'ordinanza della Corte Ultima, non trovo... Io avevo chiesto peraltro l'audizione di Menichetti Riccardo. La Corte sul punto non si è espressamente pronunciata e tuttavia nell'ordinanza c'è un invito a meglio specificare. No, scusi, nell'ordinanza c'è un principio in base al quale si deve ritenere rigettata la richiesta, avvocato. Perché? Non c'è una richiesta di ulteriore specificazione. Presidente, siccome io ho detto che c'è
rassegna termine sia la credenza di affidare l'interpunto e la proprietà il processo per le specificazioni che i difensori intenderanno fare alla stregua dei criteri indicati dalla Corte alla parte emotiva. Cioè, io ho ritenuto di doverla leggere come se la richiesta su per Menichetti non fosse motivata quanto all'assoluta necessità. Viene rigettata, in base all'altro principio affermato dalla Corte nella stessa ordinanza, e cioè Menichetti dovrebbe essere qui esaminato, sentito in qualità di imputato connesso su fatti che per lui costituiscono, potrebbero costituire elementi di reato. E bisognerebbe avvertirlo alla facoltà, no, sotto dirlo con un difensore. Sotto questo aspetto non è che l'aspetto strumentale quello che importa, è che la Corte ha ritenuto che siffatte testimonianze sono irrilevanti, perché tali non si possono chiamare in quanto nessun elemento di giudizio si ritiene che se ne possa ricavare da chi ha tutto l'interesse a difendersi, da chi può non sottoporsi all'esame e che a cui si riconosce anche il diritto di non dire il vero. Questo è il pensiero che la Corte ha espresso nell'ordinanza precedente. È inutile anche che insisto sull'audizione. Prendo atto. Signor Presidente, mi scusi, io ho necessità di allontanarmi, nomino sostituto processuale. La ringrazio. L'avvocato Passarelli. Grazie a lei. Dico, ce ne stiamo andando tutti, se ritenete, cioè qui si tratta soltanto di vedere come organizzarci per domani, e se ritenete che di specificare l'oggetto del contraesame per questi quattro imputati in relazione a queste persone citate, che sono Grazioso, Avola, Grancagnolo, Samperi, Leonardi, Di Paola e Pattarino, Presidente, dico, bisognerebbe vedere innanzitutto quali sono i difensori di questi tre imputati per incominciare, perché se appunto era stato rinviato ad oggi proprio perché si interloquisse su questa materia, io credo che i difensori dei tre imputati lo dovrebbero fare ora, anche per potersi organizzare tutti per domani. E un abito stracciato? Allora, per campanellarci c'è l'avvocato Guzzone. Presidente, le chiedo scusa, per giovedì, in modo che io sappia discernere le mie scelte, se venire o meno, qual è il problema? Giovedì perché verremo qui? Perché, avvocato, questi devono essere fatti tutti in prosecuzione. Io non so se ci arriviamo a esaurirlo domani. Quindi non è prevista nessun'altra attività istruttoria? No, per mercoledì e giovedì no. Ho la certezza che si sentono quei collaboranti in ordine a quelle tre posizioni. Sì. Oggi sono quattro le posizioni, avvocato. Mercoledì e giovedì. A domani. Presidente, posso poi con il difensore dell'illuminato Roberto e l'avvocato Carmelo Calì. Il difensore di Vasta Domenico e l'avvocato Cannavò. E il difensore di Pistone Francesco e l'avvocato Brancato. Arrivato a questo punto non mi rimane che rinviare a domani mattina. Chiedo scusa, Presidente, se la interrompo. Sì, prego. Possiamo vedere un attimino la posizione di Pavone Emanuele? Dovrebbe essere stracciata la posizione di Pavone Emanuele. Io non ricordo se lei l'ha menzionato, Presidente. Non l'ho menzionato.
Allora la posizione di Pavone Emanuele viene stralciata. Presidente, dico, allora rinvieremo domani per sentire chi? Per vedere se si presentano i difensori di questi imputati, di questi quattro imputati, se specificano, presentandosi la materia del controesame, se non c'è nessuna operazione da fare, si rinvia a venerdì. Licenziamo le persone che abbiamo citato e si rinvia a venerdì. Sì. Posso. Io peraltro devo invitare la Corte a sciogliere la riserva in relazione ai due fratelli di Paladino, ma di cui ho fornito sì, avvocato. Mia, diciamo, della, di una mia posizione, in generale il programma a cui andiamo incontro qual è? In generale il programma a cui andiamo incontro è di riconsiderare le istanze istruttorie che sono state già proposte per gli imputati che sono rimasti nel processo. Noi potremmo sin d'ora mandare alla cancelleria di citare i fratelli Paladino per l'udienza di venerdì, per esempio. Presidente, anche noi insistiamo per Astorina, che Astorina pare che il 25... E si può ordinare l'accompagnamento di Astorina per l'udienza di venerdì. Il cancelliere prende nota, quindi citazione dei fratelli Paladino, e Astorina... accompagnamento per venerdì, la Vigneto senza impegno. Rinnovazione della citazione di Vigneto Laura per la stessa udienza di venerdì prossimo, antimeridiano. Poi che altro possiamo fare? E la posizione, mi scusi, avvocatessa Valenti. Rimane ancora impregiudicata la richiesta per quanto riguardava Lopuzzo per Marletto, è separato pure Marletto. Per chi era Lopuzzo? Per... Presidente, Marletto è separato. Quindi non c'è più materia da decidere per... Ecco, quali altre attività si possono fare utilmente per l'udienza di venerdì? Possiamo programmare. Posso, Presidente, il calendario della discussione? Chiede ai due, mi arrivano due voci. Allora, l'avvocato Passarelli. Posso? Sì. Presidente, io ne approfitto per comunicare questo alla Corte. Con riferimento al signor Farina Domenico, imputato di reato connesso, ecco, che ha già deposto dinanzi alla Corte, alcuni difensori del processo, fra cui il sottoscritto, hanno inviato allo stesso presso il carcere di Brugoli una lettera che io metterò a disposizione della Corte, avendo appreso che alcuni difensori dallo stesso nominati avevano rinunziato al mandato per incompatibilità e che per altro verso lo stesso non aveva accettato neppure il patrocinio del Presidente del Consiglio dell'Ordine. Appreso questo, alcuni difensori, come dicevo prima, di questo processo, fra cui lo scrivente, hanno indirizzato al Farina una lettera, che io ripeto metto a disposizione della Corte, chiedendo al Farina, atteso che il procedimento va verso la conclusione, di procedere alla nomina di un difensore, prospettandogli in questa lettera un ventaglio di 4-5 nomi di difensori del foro di Catania ed in ultima analisi chiedendogli di affidarsi al Presidente del Consiglio dell'Ordine al fine di fare pervenire quelle famose cassette di cui si è tanto parlato nel corso di una udienza. Il signor Farina ha fatto pervenire in questi giorni una lettera indirizzata all'avvocato Umberto Romano, che è uno dei firmatari della missiva di cui parlavo prima,
con la quale dice che dice diverse cose, la Corte vedrà scorrendo la missiva, e dice di essere disposto a venire nuovamente in, nella sede processuale attuale per essere sentito ulteriormente, dice che comunque il pubblico ministero di questo processo e il Presidente della Corte sono in grado di, per le indicazioni da lui date, di ottenere, di entrare in possesso di quelle cassette. Quindi, signor Presidente, io dico, il mio intervento è finalizzato unicamente a questo, a chiedere la produzione della missiva. Avvocato, mi scusi, di quale pubblico ministero sta parlando? Io ripeto le parole di Codel Farina, parla del pubblico ministero del processo. Quindi la produzione delle missive. Prego? La produzione delle missive. Io dico, il mio intervento è finalizzato veramente a questo, a produrre la missiva da noi inviata e la risposta di Farina, signor Presidente, per vedere nel prosieguo se la Corte riterrà di diciamo così, compiere ulteriori atti in merito, quale risentire nuovamente Farina, oppure procedere ulteriormente nei sensi che riterrà, diciamo, più opportuno. Vabbè. Va bene, Presidente, io sì, mi... quando la, poi la, mi farà richiesta lei o altri difensori, la Corte provvederà. Sì, signor Presidente, dico, intanto io la messo in atti, Presidente, vedremo se il pubblico ministero vuole prendere la visione. Presidente. Sì. Allora, mi pare che l'avvocato ha qualcosa di... No, Presidente, sul fatto... Scusi. Cioè, ho qualche perplessità sul fatto che questa lettera inviata dagli avvocati possa trovare ingresso nel fascicolo del dibattimento. Se l'avvocato vuol dire che la mette a disposizione dei pubblici ministeri è cosa diversa. Ma il fatto che una lettera in parallelo ad una iniziativa del Presidente della Corte sia stata spedita da certi avvocati, da alcuni difensori di questo processo, ad un imputato di reato connesso che ha avuto tutte le sue vicissitudini, che è stato sentito in questo processo e non ha inteso rispondere, io credo che ci sono molte perplessità, e le avanziamo subito, sul fatto che una tale lettera possa trovare ingresso nel fascicolo del dibattimento, e ci riserviamo ovviamente ogni altra iniziativa in merito a questa vicenda. Quanto riguarda l'ingresso al fascicolo del dibattimento, può entrare soltanto come... Se il PM vuole spiegare meglio, perché io non devo spiegare, non ho colla, dico... lettera con la quale invitavamo Farina a fare ciò che tante volte ha detto e poi non ha fatto. Non occorre, avvocato Passarello, questa... perché intanto può trovare utilizzazione e pertanto può essere strumentalmente ammessa al fascicolo del dibattimento, in quanto su di essa, poi sul contenuto di essa, debbano essere avanzate delle richieste al fascicolo del dibattimento. Allora diciamo che la verso in atti io. Non possiamo... per favore, la linea all'ultima cella di sinistra. Presidente, posso consegnarla all'ufficiale giudiziario? Signor Presidente, io sono direi Mondo Natale, devo fare dichiarazione spontanea. Sono sempre per quanto riguarda questo Farina. Per quanto riguarda? Questo Farina. C'è un'altra lettera, no? Che la devo. Se la quattro ore la leggo la stessa, ce la devo dare. Tramite il suo difensore. Non c'è il mio difensore, signor Presidente. Non c'è il mio difensore. Avvocato Passarello, se ne vuole occupare lei, per favore. In sostituzione. L'ufficio del pubblico ministero proprio vorrebbe vedere questa lettera. L'avvocato Ruggeri. Poi se non è consentito neanche vedere questa lettera, un po' di meglio. Cioè stiamo parlando di questa versata in atti? Eh sì, almeno noi lo vorremmo vedere. Ancora siamo parti in questo processo. Chiedo scusa, ma questa missiva non è firmata da nessuno, avvocato Passarello? Sì, è una missiva, diciamo, di studio, è firmata da 10 avvocati. Non vedo le firme per questo. Sì, però. Guardi che io la pregherei però di appuntare l'attenzione sulla lettera di Farina, cortesemente. No, quella era solo, diciamo così, lo spunto cronologico
perché io giustificassi questa produzione. Credo che l'interesse processuale sia della lettera di Farina, non quella dei difensori che al Farina hanno chiesto di fare ciò che pubblicamente aveva detto di voler fare. Dottor Marino, mi spiego, è firmata da 10 avvocati l'originale, certamente non potevamo mettere le firme anche della copia. Comunque, se lei ha, se il suo interesse è quello di sapere il nome dei 10 difensori, sarà mia cura farglielo sapere con estrema urgenza. Sappia che fra questi ci sono io. Credo di esserci anch'io. Ricordo male, avvocato Passarello. Vorremmo sapere gli altri 8 allora. Li faremo sapere con estrema urgenza. Siccome un atto acquisito già al fascicolo del dibattimento. Signori, una volta che ci sono, c'è più di un difensore che dichiara che l'ha firmata sta lettera, le ulteriori questioni fra le parti non riguardano più la Corte. Ora, quest'altra lettera cos'è, avvocato Passarello? Presidente, un attimo solo, perché un attimo, grazie. Presidente, scusi, sempre sull'ordine dei lavori, venerdì sarà possibile prevedibilmente, avendo escusso questi collaboranti che dovranno essere sentiti, stabilire i tempi dell'esame degli imputati? La settimana prossima, avvocato. Settimana prossima? A partire da martedì mattina. Da martedì mattina? Sì, perfetto. E seguendo l'ordine alfabetico? Seguendo l'ordine alfabetico. Martedì a venerdì settimana prossima, tutti i giorni, tutta la giornata? No, dico martedì, mercoledì, giovedì, 4 giorni, tutto il giorno. Sì, il signor Di Raimondo, signor Presidente, mi ha consegnato una busta a lui indirizzata e che come mittente porta proprio il Farina Domenico di cui si parlava. Questa busta contiene due lettere diverse che il Farina chiede, Di Raimondo chiede che vengano lette dalla signoria vostra. Una riguarda proprio la questione, diciamo, cassette, l'altra riguarda argomenti di tipo diverso, quindi se lei ritiene io ne posso dare lettura, non lo so. Al pubblico ministero. Al pubblico ministero. Perfetto. Dimmi qualche cosa, di prego, su questa lettura. Cioè noi possiamo consentire che lui sì. Presidente, mi scusi, io ho letto sommariamente questa lettera, però mi chiedo che la Corte, attenzione, un problema che già altre volte si è posto, cioè quello di far entrare nel fascicolo del dibattimento atti e documenti nei quali si possono profilare per colui che li scrive ipotesi di reato. E quindi io chiedo, sia per la ragione che poc'anzi ho svolto, cioè a dire che mi sembra assolutamente anomalo l'ingresso di una lettera, anche perché per lo stesso pubblico ministero, ricorderà bene la Corte, di fronte ad una lettera di altro collaboratore di giustizia che spiegava le manovre del Farina, la Corte non le ha ammesso, si è riservata di ammetterle. Ora, questo ingresso tout court senza una valutazione precedente, perché, ripeto, nella lettera, per il sommario esame che ho potuto fare, possono profilarsi estremi di reato commessi dal Farina nei confronti di magistrati che sono presenti in aula. Quindi io credo che la Corte debba fare, prima di ammettere l'ingresso di questi atti, che, ripeto, per la fisiologia del processo non potrebbero entrare già di per sé, però dico in ogni caso io credo che bisogna fare questa ulteriore valutazione.
sul punto io già ho espresso il mio pensiero. L'interesse di un difensore, di una parte, a produrre uno scritto di questo genere si può valutare soltanto in relazione a richieste istruttorie che sono state già preannunciate. Se c'è questa esigenza che lo scritto contenga reati o altre cose, è del tutto indifferente. Chi scrive e sottoscrive si assume la responsabilità di quello che scrive e sottoscrive, per cui calunnia più, calunnia meno, insomma, non, il signor Farina, non ci riguarda proprio. Se viceversa vengono fatte richieste istruttorie o se quelle richieste vengono disattese, quella produzione è tanquam non esset. C'è come fatto storico, però è per altri fini, che torno a dire, non ci riguardano, però ai fini della decisione è come se non ci fosse. Comunque, in ogni caso, Presidente, dico, siccome sul punto noi non abbiamo più le idee molto chiare, lo dico senza polemiche, ma veramente chiare, chiediamo che comunque, se le nostre idee sull'argomento sono valide, chiediamo la trasmissione al nostro ufficio di copia di questa lettera. Questo, su questo non ci sono problemi. Si ordina la trasmissione di copia. Volevo capire di quale della copia lettera che Farina avrebbe inviato all'avvocato. È stato sempre questo il pensiero del pubblico ministero, non ha fatto mai allusioni ad ipotesi diverse. Sarò stanco allora. Dunque, ecco le sue. Ora, queste altre lettere qui provengono sempre da Farina? E sono state inviate all'imputato di Raimondo? Di Raimondo, e provengono da Farina, almeno sono in una busta che porta con l'emittente in Farina, credo che siano sottoscritte da sedicente Farina, e ripeto, sono due diverse, una riguarda l'argomento cassette, l'altra riguarda argomenti di tipo diverso. Io ho dato una scorsa veloce. Presidente, mi scusi, io approfitterei di questo attimo nel quale Pubblici Ministero per introdurre un argomento che mi è venuto in mente a proposito dell'osservazione del dottor Bertone. In un'udienza scorsa, nel corso della quale ero personalmente assente, la signoria vostra ha dato lettura di una, anche qui di una, no, ha dato lettura, ha comunicato che era pervenuta alla Presidenza una lettera a firma di Salvatore Conservo, imputato di reato connesso, sentito nel corso del procedimento. Infatti era una lettera al Presidente, avvocato, non è una lettera all'avvocato. Scusi l'interruzione. No, io per l'interruzione la scuso, non riesco però a comprenderne il... Certo, perché quello è un altro modo, non facciamo problemi. Non abbiamo tempo per queste cose. Sì, sì. Ha ragione, Presidente. Comunque chiediamo allora, la trasmissione di copia di tutte e tre le lettere. Cosa voleva per quella lettera? Signor Presidente, questa lettera si trova agli atti del fascicolo del dibattimento? Sì, per l'uso che le parti ne vorranno fare. O la Corte. La Corte ritiene allo Stato di non farne nessun uso. Se le parti hanno delle istanze da fare, se la guardano e... Ho capito, cioè, quindi mi scusi Presidente, devo ritenere che anche questa ha un fine, come dire, propedeutico, eventuale. E quale altro fine potrebbe avere, avvocato, di uno che non è imputato in questo processo? Presidente, potrebbe essere un documento. Comunque, Presidente, io... Potrebbe essere un documento, avvocato, se come tale lei lo vorrà considerare, vorrà trarne argomenti di discussione, lo potrà fare, chiaramente. Ah, perfetto, è un discorso che faremo dopo, ma dico, io ne chiederò la utilizzabilità ai fini della decisione. Questo è il senso, Presidente. Ci occuperemo anche di questo. Perfetto, grazie Presidente. Poi per questi iscritti abbiamo già chiesto. Questi ulteriori. Sì, anche per questi abbiamo chiesto la trasmissione di copia. In effetti dovrebbe essere l'originale, comunque non è importante, di copia. Quindi ora mi volete dare queste lettere, per favore? Ce l'ha l'ufficiale giudiziario, Presidente.
queste che sono state fornite dall'imputato di Raimondo, quello di prima non mi interessa. Anche quel povero avvocato Romano. Domani mattina, Presidente, alle... di mattina. Di mattina. Queste si allegano al verbale dell'udienza odierna, queste lettere copia al pubblico ministero, ora per troncare sul nascere ogni questione, e prima ancora che vengano fatte richieste, e intendo ribadire in questa sede che c'è stata un'ordinanza della Corte e c'è stata più di una relazione del comandante dell'ufficio di polizia giudiziaria dei carabinieri presso il tribunale Colonnello Noto. Ribadisco in questa sede che l'unico strumento che ha un giudice per acquisire del materiale al processo è quello del sequestro per tramite di polizia giudiziaria. Ribadisco in questa sede che l'assistenza di un difensore era stata assegnata al Farina proprio per questa sua particolare qualità e fu detto specificamente nell'ordinanza questo discorso. Il signor Farina ha detto chiaro e tondo che non intende consegnare cassette a nessuno che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, e ha detto altresì che avrebbe inteso collaborare soltanto con un pubblico ministero, il dottor Amato mi pare che diceva, e che non voleva sentire parlare di nessun altro. Quindi, signori, questa questione del signor Farina lasciatela cadere, perché da questo momento in poi non troverà più nessuna udienza.